Niente, raga, ho registrato mo' la carriera, non c'ho voce per niente proprio. Però in compenso c'ho due rossi che manco Heidi. Ah, comunque, se vedete disordine là dietro, è perché, cioè, non è che sono disordinato, è che vi spiego, praticamente, venerdì scorso c'ho avuto un diciottesimo, no? Un diciottesimo di una mia amica, che tra l'altro saluto, Serena. E praticamente un'altra mia amica ha pensato bene di rovesciarmi il vino sulla camicia e sulla giacca. Ne aveva comunque già bevuto dell'altro, eh. Ma comunque, bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, in questo video che esce di domenica. Allora, perché? Perché esce questo video? Perché è il classico video in cui tu, cioè, realizzi di volerlo fare e poi non sai che, di cosa parlare. No, no, non pensate che sia questo il problema, perché in realtà gli argomenti ce ne abbiamo. Il punto è che noi, adesso oggi è domenica, no? Voi vi siete svegliati tra un'ora, quindi ancora non vi siete svegliati. E che dire, iniziamo a parlare di questo argomento. If I was a question. Bene, signori, come avrete sicuramente letto dal titolo, perché il titolo è fatto apposta per essere letto, spoiler clamoroso, oggi parliamo di social. E scendendo più nel particolare, voglio parlare di tre social che voi tutti conoscete molto bene: Facebook, Instagram e Snapchat. Tra l'altro ce ne sarebbero anche degli altri, ma ho deciso di prendere solo questi tre perché sono, diciamo, i più plateali. E mo uno si chiederà: che hanno fatto Facebook, Instagram e Snapchat, mo? Oltre a essere i tre social più utilizzati, assieme a Twitter probabilmente, di tutto il mondo, di tutta la rete, sono anche i tre social che, come vi stavo dicendo prima, in maniera più plateale si sono copiati, raga. E voi direte: in che senso si sono copiati? Forse ve ne sarete anche accorti. Perché se no avete qualche problema, effettivamente. Si sono copiati, vuol dire dal greco proprio, si sono copiati. Anche se non sono sicuro che in greco si dicesse proprio così. Ma andiamo in ordine. Oltre a quelle che possono essere le copie più minime, prendere spunto da, eccetera, eccetera, oggi voglio parlarvi di quelle cose che sono state copiate e che sono visibili, per così dire, ad occhio nudo da noi. Stiamo lì col telefono tutto il giorno a smanettare sui social e che appunto ormai non sappiamo più perché doverci scaricare più di un social. E molti di voi avranno già capito dove voglio arrivare. In pratica, tutto parte da Snapchat. Vi ricordate la storia su Snapchat, social che io personalmente ho avuto e poi cancellato, quindi non vi parlo da espertissimo di Snapchat. Poco tempo fa, su Instagram è stata aggiunta una modalità. Infatti, oltre alla possibilità di caricare foto normalmente andando, adesso vediamo se mette a fuoco, forse sì, forse no. Vabbè, comunque qua, no? Dove voi potete caricare le vostre foto. Io per esempio ne ho una con Snoopy, ne approfitto anche per spammarmi clamorosamente. Quindi vi ricordo che mi dovete seguire su Instagram. In alto a sinistra è stata aggiunta una possibilità incredibile chiamata la mia storia. Manco il nome ci hanno avuto la fantasia di modificare. No, perché appunto è stata aggiunta questa novità che non ha neanche una piccola differenza rispetto a quella di Snapchat, cioè è fatta esattamente come quella di Snapchat. Anzi, inizialmente no, inizialmente tu mettevi esclusivamente pubblicavi foto sulla tua storia e quindi una parte che su Snapchat è presente, ovviamente foto che dopo 24 ore vengono automaticamente eliminate. Successivamente, cosa hanno fatto? Quando tu ti fai la foto classica da mettere sulla storia, ti danno anche la possibilità di inviare quella foto, anziché metterla sulla storia, a un tuo contatto nel direct. E badate bene, Snapchat vive di questo, cioè nel senso Snapchat è stato strutturato così: o metti la foto che poi si cancella da sola, oppure metti la foto che invia a qualcuno, capito? Ma non contento di questo, Instagram, qualche tempo dopo ancora, qualche settimana dopo ancora, ha deciso di copiare anche Facebook. E che avrà fatto mai? Voi direte: ha già copiato Snapchat con la storia, cos'è che avrà potuto fare più di tanto, no? Ve le ricordate le dirette su Facebook che tanto gioiosamente vi hanno sfracassato le palle per un mese? Perché alla fine le mode vanno un mese. Lo scorso anno, e praticamente vi dico sfracassato le palle perché tutti i vostri amici che andavano in diretta avevano la notifica, me compreso, perché l'ho fatto anch'io, sì. Bene, Instagram, non contento di aver copiato la storia a Snapchat, ha aggiunto nella modalità storia, quindi quando tu vai a farti la foto di base per mettere sulla storia, scorrendo verso sinistra, magicamente, puff, fantasia incredibile, puoi andare a fare anche una diretta. Magnifico. Ed è una diretta che funziona esattamente come quella di Facebook, ovvero la gente ti commenta sotto, tu puoi rispondere ai commenti, puoi mettere like ai commenti, se non sbaglio, questo non sono sicuro, correggetemi se sbaglio. Ma comunque, like o non like, regà, stiamo lì. E quindi Instagram, non contento di aver chiamato in causa Snapchat, ha chiamato in causa pure Facebook. Adesso voi penserete, povero Facebook, che non c'entrava nulla, come avrà reagito il nostro Mark Zuckerberg? Ha copiato Instagram. E di conseguenza ha copiato pure Snapchat, perché recentemente, dopo il nuovo aggiornamento di Facebook,
avete la possibilità di pubblicare la vostra storia e quindi c'è la mia storia pure su Facebook. Ora, Dio Gelsomino Viola, io non voglio dire nulla, cioè nel senso a me personalmente non me ne frega nulla se uno si pubblica la storia, io perché l'ultimo aggiornamento di Facebook manco l'ho fatto per evitare che sia Instagram con i colori diversi. Però comunque il discorso, quello a cui voglio arrivare e anche il motivo per cui ho fatto questo video, oltre a scherzarci su, perché alla fine mi sorprende un po' la poca originalità applicata in questi tre social, che come ho detto all'inizio del video sono praticamente i tre social più utilizzati al mondo, oltre chiaramente a Twitter, che però io non ho e quindi non mi sento di parlare di un social che alla fine neanche conosco. Ma rimanendo in tema, la domanda che vi voglio porre e che mi sto ponendo anch'io, se Facebook, Snapchat e Instagram sono uguali tra di loro, che utilità ho io ad avere Facebook, Instagram e Snapchat nel telefono e non solo uno dei tre? Perché comunque sia, ragazzi, sì, alla fine i messaggi, prendo esempio dei messaggi, da sempre li puoi mandare dappertutto, su Facebook, su Instagram, non so se dall'inizio, ma successivamente sì, grazie al Direct, su Snapchat comunque il modo di mandare un messaggio ce l'avevi. E ok, quelli va bene. Però ormai questi tre social si sono copiati tra di loro spudoratamente e anche senza un valido motivo, prima cosa, e seconda cosa, senza una valida tattica di marketing, perché a quel punto io adesso sul telefono, a parte Snapchat come ho detto all'inizio, ho sia Facebook che Instagram e comunque essendo un personaggio pubblico, commenti qui sotto che dicono che ma sto a tirare, chiaramente ho dei profili pubblici e anche privati su tutti e due i social, no? E quindi comunque ce li ho. Ma una persona che oggi vuole scaricarsi un social del genere, sì, ha l'imbarazzo della scelta, ma ha l'imbarazzo della scelta semplicemente perché sono tutti uguali, capito? No, non perché. Allora, tu Zuckerberg, che sei un genio, perché hai fatto una mossa del genere? Cioè, non vedrai mai questo video, non capirai mai questo video perché è in italiano, se vuoi ci metti i sottotitoli. No, perché c'è anche in romano, quindi penso che capisci un cazzo. Ma tu, genio del male, perché hai fatto sta cosa? Comunque, signori, questo era il video che spero voi abbiate seguito e magari spero di avervi strappato ancora risata, dato che l'ho fatto come al solito in maniera abbastanza simpatica. Ditemi qui sotto la vostra, perché chiaramente io vi ho detto il mio punto di vista. Ma comunque, voi lasciate un like a questo video, commentate qui sotto se non lo siete già, ovviamente iscrivetevi al canale, passate qui sotto in descrizione per i miei social che sono Facebook, Instagram e Telegram, perché qualcuno pensava già Snapchat, dato l'argomento del video. Io vi mando un bacio, ci vediamo in settimana con la carriera e con nuovi video. Bella, raga. Questa è andata. Chi è che mi ha scritto? Ma che è sta roba? Ma che hanno messo la storia pure su WhatsApp? No, I'm not